Un saluto agli amici di Tutto Samba, siamo qui con Mister Moriro a pochi giorni da partita con Terrenate in trasferta. Samba che quindi affronta una squadra che sta facendo bene in questo campionato, ma anche noi diciamo che stiamo facendo grandi cose. Noi stiamo facendo grandissime cose. Mi auguro di continuare così. La squadra si sta allenando al massimo, è concentrata, vuole fare bella figura, far bella figura ai tifosi che verranno a trovarci. Stiamo lavorando sodo perché affronteremo una squadra importante, una squadra che da 2 anni gioca insieme, con giovani importanti, ma anche i nostri lo sono. È una bella prova e noi ci saremo, ecco. Mister Domenico, ho visto una scena che c'era il suo vice allenatore con Bacinovic e Vallocchia, praticamente tutti in piedi prima che finisse la partita per spingere la squadra anche al gol del 2-1. È questo, diciamo, un segno di un gruppo unito che veramente vuole ottenere il massimo, come lei stava dicendo poco fa? La forza di questa squadra è il gruppo, sono ragazzi uniti che lavorano sempre al massimo, che si aiutano fra di loro. La domenica vogliono vincere, questo è normale, anzi alcune volte li devo tenere a bada perché hanno grandissimo entusiasmo, ma rispecchiano l'ambiente, rispecchiano i nostri tifosi. Per cui l'entusiasmo va benissimo, però non ci dobbiamo mai dimenticare dell'umiltà, dell'essere operaio e di affrontare le partite sempre in una certa maniera, mai essere presuntuosi, ma affrontare le partite da Samp, cioè combattere su ogni pallone, ripartire su ogni contrasto, perché è quello che si aspettano da noi. Tanto, Oltre alle due curiosità, quanto le è mancato domenica essere in panchina? tanto perché mi piace vivere la panchina, mi piace stare vicino ai miei ragazzi, soprattutto nei momenti di difficoltà. Loro forse un po' meno, hanno respirato. Però mi sentivano anche dalla tribuna. L'ultima cosa, oggi è uscita una sua intervista sulla Gazzetta dello Sporting, ho parlato anche di cari amici illustri come Conte e Ronaldo, dice che Ronaldo si interessa nei suoi risultati e che passate del tempo insieme quando vieni in Italia, magari un giorno ce lo porterà qua a Riviera delle Palme. Sì, ma sicuramente, ma i miei colleghi mi seguono, ma ci seguiamo perché siamo amici. Alderi già è venuto, Di Biagio verrà, è già venuto. Noi poi abbiamo Panucci che sicuramente sta seguendo il ragazzetto Ceca, terzino dell'Albania. Ronny, quando verrà in Italia, se ci sarà la possibilità, lo porterò, ecco, per far felice gli interisti di San Benedetto. Grazie, mi sembra bocca al lupo. Crepi il lupo.